Benvenuti agli appuntamenti di Radio Metropolis. Parliamo di politica come stiamo facendo in questi giorni perché si avvicina l'appuntamento elettorale del 14 e 15 maggio in cui si rinnoveranno diversi consigli comunali. In provincia di Salerno il più importante è sicuramente quello di Scafati, città che viene da un periodo molto difficile, un commissariamento dovuto allo scioglimento per infiltrazioni camorristiche e un'amministrazione comunale caduta a seguito dell'implosione della maggioranza. Siamo qui con Corrado Scarlato, che saluto e ringrazio per essere con noi. Salve. Salve, buonasera a tutti. Corrado Scarlato, imprenditore che ha deciso di candidarsi sostenuto da 6 liste. Ecco Scarlato, partiamo proprio da qui. Cosa spinge un imprenditore a candidarsi per la propria città? Non potevo rimanere a guardare il disastro totale che in questi ultimi 15 anni Scafati sta vivendo. Un gruppo di amici al bar, come dico di solito, 4 amici al bar, ci siamo incontrati e abbiamo pensato perché non ci uniamo e partiamo per fare un progetto serio e innovativo per la città di Scafati. Così pian piano abbiamo incontrato forze politiche, imprenditoriali, commerciali, associazioni durante questi ultimi mesi e abbiamo fatto sì che 6 liste civiche si unissero. Infatti noi siamo un'alleanza civica di 6 liste civiche che oggi rappresentiamo tutto il territorio di Scafati e portiamo avanti un progetto importante e serio per la governabilità di Scafati. L'obiettivo, può sembrare una domanda banale ma nasconde un concetto politico importante, è la vittoria al primo turno o il ballottaggio? In questo momento credo che il ballottaggio sia la cosa più reale. Se dovessi vincere al primo turno, credo che il nostro progetto è stato un progetto molto valido e serio che la popolazione di Scafati ha apprezzato notevolmente. Ci sono altri 4 competitor, il centro-sinistra è diviso in 2 con Carotenuto e Grimaldi, il centro-destra con Salvati e Aliberti. Proprio Aliberti recentemente, quando lo abbiamo intervistato, ha detto: no, Scarlato non lo conosco, mi ricordo che era il presidente della Scafatese e ha aggiunto poi fallita. Ha qualcosa da replicare? Voglio innanzitutto precisare che la Scafatese non è mai fallita, mai fallita, quindi io neanche conosco il dottor Aliberti, ricordo Aliberti solamente per lo scioglimento dell'amministrazione di Scafati per infiltrazione camorristica e oggi si ripresenta, non so per quali motivi vuole ripresentarsi, penso che una sua elezione potrà portare il terzo commissariamento come è successo negli ultimi anni. Si riferisce al fatto che essendo sotto processo potrebbe esserci il rischio dell'applicazione della Severino in caso di condanna? Molto probabilmente potrebbe succedere. Ecco, Grimaldi invece ha detto che nella coalizione di Scarlato ci sono elementi che possono far pensare ad una riedizione della maggioranza Salvati, cioè troppe persone diverse tra di loro. In verità noi abbiamo valutato tutti gli aspetti negativi e positivi di questa coalizione. Abbiamo fatto sì che sono maggiori gli aspetti positivi che hanno unito le forze imprenditoriali, sociali dell'associazione per portare un progetto valido, serio e soprattutto per dare una governabilità duratura al governo e alle città di Scafati. Quali sono gli obiettivi di un eventuale Scarlato sindaco? Innanzitutto partire dalla riorganizzazione della macchina burocratica facendo assunzione tramite concorsi, riorganizzare l'ACSE, far sì che ci siano grossi interventi su opere pubbliche importanti, intercettare finanziamenti provenienti dai PNR, dai PICS, riorganizzare il PUC, il SIAD, il SUAP, anche far sì che ci sono interventi di privati affinché anche gli impianti sportivi possano ripartire ed essere al servizio del popolo scafatese, come dare una grossa attenzione anche agli animali, creare un canile all'avanguardia affinché possano recepire tutti questi animali abbandonati. Ecco, c'è poi il tema dell'impresa, della produttività, che lei essendo imprenditore immagino abbia a cuore. Ci sono molte difficoltà per le aziende di Scafati rispetto al PIP, rispetto anche agli aiuti che possono arrivare. Come intende muoversi? Certamente un'iniziativa da mettere in campo immediatamente è il PIP. Infatti tantissimi imprenditori in questi ultimi anni si sono allontanati dal territorio scafatese andando ad investire altrove e questo ha fatto sì
che nel nostro territorio è attualmente fatto sì che c'è un decremento democratico. Infatti tantissime persone si allontanano dal nostro territorio per andare a trovare lavoro in altre zone. Ecco, c'è il tema ambientale. Il fiume Sarno potrebbe essere una risorsa, invece in questo momento per Scafati è un problema. Certamente dobbiamo interpellare e capire che il fiume Sarno è una risorsa e non un disastro ambientale come è stato fatto negli ultimi anni. Dobbiamo anche pensare che negli ultimi anni non ci sia stata una cabina di regia effettiva che potesse portare avanti dei progetti come sta avvenendo negli ultimi anni con il progetto del fiume Sarno, il Grande Sarno. C'è il tema sicurezza che lei ha rilanciato ultimamente anche in una sua nota. Che cosa si può fare per questo? Sicuramente tentare di ampliare la tenenza dei carabinieri, la tenenza a compagnia, pensare di far sì di un ufficio distaccato della pubblica sicurezza, così come aumentare la videosorveglianza, coinvolgere associazioni, comitati, affinché ci sia un senso civico maggiore e attenzione a tutto ciò che riguarda la sicurezza della città di Scafati. Bene, noi ringraziamo Corrado Scarlato per questa chiacchierata, grazie e ovviamente in bocca al lupo come diciamo a tutti. Grazie a lei e a tutti voi, grazie.